Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi con questa ricetta voglio fare un omaggio a Sant'Ilario e alla città di Parma, preparando un dolce della tradizione, le scarpette di Sant'Ilario. È una ricetta molto semplice da preparare e la particolarità qual è? Quella di ottenere dei dolcetti a forma di scarpetta. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito la preparazione. Per questo dolce dobbiamo preparare una buonissima pasta frolla. Quindi iniziamo dalla farina che metteremo su una spianatoia. Alla farina aggiungo un pizzico di sale e a seguire del lievito per dolci in polvere. Mescolo un po' e formo una fontana. Nella fontana versiamo un uovo intero e un tuorlo, lo zucchero, la vaniglia e la scorza grattugiata di un limone, metà limone, va bene. E poi dipende, magari a chi piace un po' più l'aroma di limone ne mette un po' di più. A questo punto andiamo a sbattere le uova e a incorporare lo zucchero. Al composto di uova e zucchero uniamo il burro. Il burro deve essere a temperatura ambiente, né troppo molle né troppo sodo, deve essere di una consistenza plastica, quindi deve essere così, vedete? Quando noi facciamo questo, ecco qua, deve essere plastico, quindi non deve essere né duro né molle, ecco qua. E quindi lo mettiamo all'interno del composto e lo facciamo sciogliere e assorbire. Incorporato il burro, tiriamo la farina. Subito, cerchiamo di non lavorare troppo, perché la frolla non si deve surriscaldare il burro, altrimenti non abbiamo un buon risultato. Quindi facciamo così con le mani, andiamo subito ad assemblare il panetto. Ed ecco qui, la nostra frolla è pronta. Io cerco sempre di tenerla un po' più bassa, quindi schiacciamola un po', perché così facendo risparmiamo tempo in frigorifero per farla poi riposare e raffreddare. La mettiamo in pellicola. La lasciamo in frigorifero per almeno una mezz'oretta, ok? A dopo. Benissimo, la pasta frolla si è riposata e raffreddata, quindi è passato il tempo giusto. Adesso non ci resta che stendere una sfoglia alta all'incirca 5 mm, quindi un mezzo centimetro così, perché i biscottini devono venire un po' belli gonfi. Ok, allora non ci resta che con un mattarello stendere. Ecco qua,
questo è lo spessore adatto. Ok, stesa la sfoglia, adesso arriva il bello. Che dobbiamo fare? Dobbiamo formare delle scarpine. Come? A meno che non troviate una formina a forma di scarpa, fate come faccio io. Un bel modellino di scarpa fatto a mano con la carta da forno. La mettiamo qui sulla nostra sfoglia e la ritagliamo con un coltello. Poi, se siete bravi a mano libera, ancora meglio. Se siete Michelangelo, allora fatto bene. Michelangelo era bravo? Era uno scultore? Ok. E noi non siamo Michelangelo, ok. Con un coltello affilato andiamo a ritagliare. Più o meno. Incartiamo una placca da forno e mettiamo sopra le nostre formine, le scarpine. Ok? Piano piano, le solleviamo. Ecco qua. Che carina, eh? Bella. E continuiamo con tutte le altre. Belle le nostre scarpette, vero? Proprio proprio carine. Adesso non ci resta che infornare. A più tardi. Le scarpette sono uscite dal forno, le ho infornate a 190 gradi per circa 15 minuti, forno statico. E poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Quando vedete che si cominciano a dorare, dovete estrarle dal forno e farle raffreddare, come in questo caso. Adesso non ci resta che completare la preparazione con una glassa di zucchero e codette colorate. Ho messo in una ciotola dello zucchero a velo, come vedete, e allo zucchero aggiungo un po' d'acqua. Naturalmente, se a voi fa piacere, potete anche aggiungere qualche goccia di limone. Mettiamo un po' alla volta l'acqua, ci regoliamo, perché dobbiamo ottenere un impasto morbido ma non liquido. Quindi andiamo a mescolare bene. Aggiungiamo un altro po'. In realtà poi non vi ho spiegato la storia di queste scarpette di Sant'Ilario, vero? E allora ve la racconto un attimo. Allora, la storia narra che Sant'Ilario si trovava di passaggio per Parma e lui però aveva delle scarpe, insomma, tutte rotte, praticamente con i piedi per terra. Faceva freddo perché camminava a piedi e faceva molto freddo, ed era appunto gennaio, e un ciabattino, un calzolaio, si è intenerito a vedere questa persona che camminava con i piedi scalzi e gli ha regalato un paio di scarpe nuove. Le scarpe, diciamo vecchie, quelle che Sant'Ilario aveva, le aveva lasciate lì dal ciabattino. Il giorno dopo, la mattina seguente, il ciabattino è entrato nel suo laboratorio e al posto delle scarpe di Sant'Ilario tutte rotte ha trovato due scarpe d'oro. E questo è stato il primo miracolo di Sant'Ilario, almeno come narra la leggenda e la tradizione, appunto, di questa storia. E detto questo, adesso noi continuiamo con la nostra glassa, vedete è ancora densa, e quindi aggiungiamo ancora un altro po' d'acqua. Dobbiamo rendere così, vedete? Deve essere un denso morbido. Va benissimo. Le
mescoliamo bene. E con questa glassa andiamo a ricoprire le nostre scarpette. Amici carissimi, ecco a voi le scarpette di Sant'Ilario. Sono proprio belle, belle da vedere e buone da mangiare. E con questa ricetta sfiziosa io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Ciao Sant'Ilario, auguri!